Grazie all'enorme popolarità raggiunta al fenomeno della risonanza stocastica, oggi sono migliaia e migliaia di articoli scientifici dedicati a questo fenomeno. Il laboratorio NIPS di Perugia, sin dal 1987, ha iniziato a lavorare in questo settore fornendo contributi originali. Oggi celebriamo questo lavoro nostro e dei nostri colleghi con una conferenza internazionale che si tiene a Perugia e che vede la partecipazione di oltre 100 scienziati provenienti da tutto il mondo, tra cui ovviamente Stati Uniti, Giappone, Germania, Italia, Francia, Inghilterra, ma anche paesi più lontani come India, Cina, paesi emergenti che stanno dando un contributo interessante alla ricerca scientifica. Il congresso in 4 giorni affronta diversi aspetti della ricerca sulla risonanza stocastica nei suoi diversi campi, per cui abbiamo giornate dedicate prevalentemente agli aspetti di tipo biologico, alcuni momenti dedicati agli aspetti di tipo climatico, oppure alcuni momenti dedicati a aspetti più fondamentali, la trattazione matematica dei processi stocastici. Insieme a questo congresso, per far sì che questa conferenza internazionale non fosse soltanto un contributo all'Università Italiana e al 7° centenario dell'Università di Perugia, abbiamo pensato un contributo anche per la città. Associato al congresso c'è una mostra scientifico-didattica rivolta al pubblico più generale, alla cittadinanza. Questa mostra si chiama Elogio del rumore, in cui si viene fatto per l'appunto percepire al visitatore come il rumore in tutti i suoi aspetti possa contribuire alla nostra vita quotidiana e non solo possa essere percepito come un disturbo. Oltre alla mostra scientifico-didattica c'è una mostra fotografica, artistica, in cui un fotografo internazionale, Frank Dituri, presenta i propri lavori, le proprie suggestioni delle immagini in presenza di rumore, e in cui un fotografo umbro, ma dall'esperienza internazionale come Paolo Tosti, presenta dei ritratti di scienziati, l'interpretazione di un fotografo dei personaggi che si occupano di rumore. Oltre alla mostra fotografica scientifica avremo una serata di gala con un balletto coreografato esclusivamente per noi e dedicato ai temi del rumore.